Allora, buongiorno, faccio questo video perché credo sia doveroso, essendo io il coordinatore del Comitato Transizione Ecologica e Digitale del Movimento 5 Stelle, avendo la delega sull'energia, credo sia doveroso che io vi renda edotti e partecipi di una situazione che sto seguendo da molti anni e che ancora una volta ripresenta lo stesso problema, cioè la volontà di chiudere una parte di un laboratorio pubblico, in cui lavorano ricercatori italiani pubblici, e che sta seguendo una linea di ricerca, a mio avviso, e non solo mio, meritevole di proseguire perché potenzialmente potrebbe portare a dei risultati molto interessanti. Allora, faccio un paio di premesse. La prima, appunto, che sto seguendo questa cosa che illustro ora da anni e finora sono sempre riuscito, diciamo così, a tamponare, nel senso che fino al 2022 appunto ero riuscito a fare in maniera che questa attività proseguisse. E ho avvisato già subito quando si è insediato l'attuale governo, avvisai subito dopo il ministro Pichetto Fratin di questa situazione, pregandolo di fare in maniera che l'attività di ricerca proseguisse. Ma adesso sembra si voglia chiudere che cosa? Un laboratorio in cui si fa ricerca su un fenomeno che non è ancora assolutamente stato compreso dalla scienza, ma che potenzialmente è molto importante, molto interessante, perché si parla di produrre energia. Questo fenomeno si chiama fusione fredda e quindi non è da confondersi con la fusione di cui spesso si è sentito parlare anche negli ultimi tempi, il progetto Tomahawk, ITER, progetti internazionali a cui l'Italia partecipa perché si era impegnata con dei trattati internazionali fatti molti anni fa, prima ancora che arrivasse il Movimento 5 Stelle. E che noi come movimento abbiamo sempre detto, beh, abbiamo firmato dei trattati internazionali, questi si rispettano, comunque sono trattati di ricerca, di ricerca e sviluppo su materie scientifiche importanti, andiamo avanti. Ora, premesso che naturalmente il Movimento 5 Stelle vede nelle rinnovabili la soluzione al cambiamento, quindi alla transizione energetica nel più ampio quadro della transizione ecologica e per quanto riguarda l'attuale tecnologia nucleare, l'unica che è in produzione, quindi la fissione, siamo fortemente contrari sia per problematiche di sicurezza dal momento che non esiste in questo momento ancora una centrale intrinsecamente sicura, ma anche esistesse, perché magari qualcuno dirà appena entrata in funzione una centrale di quarta generazione, perché attualmente sono quelle che funzionano sono di prima, seconda e terza generazione. Qualcuno dice entrata in funzione anche una centrale di quarta generazione che è intrinsecamente sicura. Io lascio agli scienziati dibattere sul fatto che sia più o meno intrinsecamente sicura. Ricordo il fatto che a livello mondiale non abbiamo ancora un deposito definitivo per i rifiuti radioattivi, quelli molto pericolosi e che durano 200.000 anni, la cui pericolosità dura 200.000 anni. Al mondo non esiste ancora un deposito costruito in maniera definitiva. Stanno provando a costruirne uno in Finlandia, sottoterra, vedremo come andrà e per carità bisogna costruirlo perché abbiamo già tanti rifiuti assolutamente che dobbiamo confinare nella maniera migliore possibile. Ma dicevo, al di là del fatto che magari un domani si risolveranno i problemi sia dei rifiuti che della pericolosità, nel senso di incidenti come quello di Chernobyl, di Fukushima, eccetera, eccetera,
Sta di fatto che noi continuiamo a ripetere, non solo noi, ce lo dicono i numeri, l'economia, che le rinnovabili costano di meno, che le rinnovabili costano di meno. E questo lo dice soprattutto il mondo in cui gli investimenti sulle fonti rinnovabili sono pazzeschi, quelli sul nucleare sono estremamente ridotti. Tanto è vero che il 2023 si è chiuso con un saldo di status quo delle centrali nucleari, un saldo leggermente negativo, cioè a livello globale le centrali nucleari in funzione, quindi ne sono state fatte qualcosina di nuove, però sono state chiuse di vecchie, quindi il saldo 2003 è negativo, è leggermente negativo per la fissione nucleare. Quindi il mondo ha deciso andiamo sulle rinnovabili, perché? Perché costano di meno. Perché costano di meno e poi hanno l'ulteriore impagabile vantaggio che sono democratiche, che sono popolane. Perché qualunque condominio, qualunque villetta monofamiliare, bifamiliare, caseggiato agricolo, qualunque tetto può ospitare un piccolo impianto a fonte rinnovabile, e invece non, questo non, attualmente non sembra affatto possibile per la fusione nucleare che non sappiamo nemmeno come realizzare. E tanto meno per le centrali a fissione non si può pensare a una mini centrale da mettere dentro il condominio. Quindi le fonti rinnovabili sono molto più economiche ed estremamente più democratiche, popolari nel senso positivo del termine. Fatta questa premessa, comunque io voglio parlarvi di questa tecnologia di fusione fredda, perché potenzialmente potrebbe portare a qualche risultato positivo. Non si sa, è una linea di ricerca pura, è una pura ricerca. Quindi ribadisco, gli scienziati non sanno che cosa eventualmente avviene quando svolgono i loro esperimenti. Esperimenti lunghi, esperimenti che si stanno protraendo da molti anni, perché vedete, questa è una ricerca fatta su un motore di ricerca e qua ci sono articoli che vanno dal 2012, come per esempio questo, al 2011 in avanti. Celani è stato invitato nel 2013, mi pare, 2012, quindi, eccolo qua, 2012 Celani era stato invitato al CERN di Ginevra. Scusate, allora ho già detto il cognome. La cosa di cui vi voglio parlare, diciamo, ha un nome e cognome che è Francesco Celani, che è il ricercatore che sta guidando questa linea di ricerca presso l'ente pubblico Enea. Presso l'ente pubblico Enea. Eccolo qua, Enea, le attività della fisica della fusione nei laboratori Enea di Frascati. Allora, Celani, Francesco Celani, se voi fate una ricerca in inglese, trovate 25.000 risultati. Il professor Francesco Celani ha una nomea e un rispetto e un status internazionale molto molto elevato. Vi ho appena fatto vedere appunto l'articolo in cui si diceva che era stato invitato al CERN a parlare appunto di questi fenomeni che loro chiamano low energy nuclear reaction, quindi reazioni nucleari a bassa energia, molto più dialetticamente fusione fredda, perché appunto avviene a temperature bassissime, perlomeno avviene, sì, potrebbe, è tutto un condizionale, ripeto, stiamo parlando di ricerca pura, però con dei risultati che potrebbero essere molto, molto interessanti. Vi faccio vedere questo articolo di pochissimi mesi fa, 4 giugno, in cui appunto si intitola Reazioni nucleari a bassa temperatura, la rivoluzione dell'energia atomica, metodologie, nuove, innovative metodologie per la produzione di energia ad alta efficienza e bassi costi di produzione. Quindi questa è, diciamo così, quello che sperabilmente si potrebbe ottenere. Energia a bassi costi di produzione. Ripeto, è una pura linea di ricerca. Ma siccome ci costa
tutto sommato poco, poco rispetto a tantissime altre cose che ci costano l'ira di Dio, compresa la partecipazione al programma internazionale sulla fusione, chiamiamola calda, che tra l'altro ricordo sempre, visto che molti giornalisti non lo scrivono, forse non lo sanno, forse non lo vogliono scrivere, che la fusione che si sta tentando di realizzare in questo progetto internazionale non è la fusione che avviene nelle stelle. E voi mi direte, Girotto, ma che cosa stai dicendo? Beh, è così, lo scrivono gli scienziati, la fusione che avviene nelle stelle è deuterio e deuterio, che si fondono assieme. Deuterio e deuterio. Quella che vogliamo realizzare nella Terra è deuterio e trizio. Non è assolutamente la stessa cosa. Ma gli scienziati, scusate, i giornalisti, gli scienziati lo dicono e lo spiegano, i giornalisti no. I giornalisti continuano a parlare della fusione come se fosse la stessa che avviene nelle stelle. Non è così. E io aggiungo di mio personale che tentare di replicare in un capannone quello che avviene in una massa solare di dimensione, massa solare, scusate, una massa stellare che come minimo ha dimensioni gigantesche, una stella in cui la fusione in atto comunque ha dimensioni estremamente importanti paragonate al nostro metro quotidiano, che mi sembra assurdo. Comunque, gli scienziati ci ricordano che è mostruosamente, non ci ricordano, ci spiegano che è mostruosamente, mostruosamente difficile da realizzare. Tant'è vero che da 50 anni ci ripetono che sarà pronta tra 30 anni, e questo ce lo dicono fra 50 anni. Comunque, ricerca e innovazione tecnologica. Il Movimento 5 Stelle ha sempre detto: facciamola la ricerca, facciamola. Poi, se addirittura abbiamo firmato un trattato internazionale prima ancora che i 5 Stelle nascessero, beh, i trattati si rispettano, si rispettano. Avevamo preso degli impegni economici, e ovviamente la responsabilità è di chi li aveva presi, ma noi, diciamo, manteniamoli questi trattati economici, internazionali. Quindi, perché faccio questo video? Perché, come ho detto all'inizio, c'è il rischio che questo laboratorio venga chiuso. Ora, stiamo parlando di un laboratorio che potrebbe dare dei risultati importanti, potrebbe portare a una nuova fonte energetica a basso costo, potrebbe, attenzione, ma ripeto, il gioco ne vale la candela, anche perché il costo per tenere in piedi questo laboratorio è veramente molto, molto basso rispetto a tante altre cose che facciamo. E, tra l'altro, ribadisco, chi di voi vorrà informarsi andando in cerca su internet vedrà appunto che il professor Francesco Celani, ripeto, ha una nomea, ha una stima, ha uno status scientifico molto importante. Ovviamente io non posso dimostrarlo, ma gli sono stati offerti dei posti di lavoro in tantissime sedi private, pubbliche, in altre parti del mondo. E lui ha sempre rifiutato dicendo: no, Girotto, io rimango qui perché io credo nell'Italia, credo nel laboratorio pubblico, voglio continuare a lavorare appunto non con un padrone privato né con un padrone di un altro Stato, ma voglio continuare a lavorare per l'Italia. Ecco, credo che insomma questo non abbia bisogno di commenti. Io finora ho sempre avvisato i ministri competenti di questa situazione. L'ho fatto, ripeto, appunto anche con Pichetto Fratin a inizio di questa legislatura, quindi più o meno a dicembre 2022. Ora metto alla conoscenza di tutti voi questa situazione. Riassumo, per quello che ci costa, ma non è un deprezzare assolutamente l'attività. Io chiaramente non sono in grado, e ripeto, la scienza attualmente non ha ancora capito cosa succede, quindi è tutto a livello ancora possibilistico. Ma l'ENEA fa tantissime ricerche, per carità, tutte, no, a noi tutte le ricerche in cui ci sono persone valide e appassionate del loro lavoro e selezionate, naturalmente, selezionate
sono da portare avanti, credo che sia da portare avanti anche questa. Quindi il mio è un appello pubblico a tutte le forze politiche della maggioranza, ovviamente anche a quelle dell'opposizione, affinché valutino attentamente questa situazione. Credo che questa linea di ricerca debba essere portata avanti. Informatevi, guardate ciò che pensano anche gli altri scienziati del professor Francesco Celani e delle sue attività, e ciascuno di voi, insomma, faccia quello che può per condividere questa tecnologia, meglio, scusate, questa linea di ricerca che credo sia meritevole di proseguire. Quindi io, ripeto, penso sia mio dovere mettervi al corrente di questa situazione, quindi adesso l'ho fatto, pubblicherò questo video e ciascuno di voi poi faccia quello che meglio ritiene. Buona giornata a tutti.